Ciao ragazzi, io sono Eliseo e oggi siamo pronti per una nuova avventura. Dopo essermi bruciato a Baia di Caminia, come avete visto nel vlog precedente, oggi siamo in partenza in direzione Decollatura per vedere un concertino abbastanza interessante. Si parte. E mentre camminavo, è uscita questa spia. Ti mette sempre un po' di paura perché non sai che cacchio succede. Sicuramente non tornerò indietro, quindi speriamo bene. Siamo arrivati. Prima tappa, Lamezia Terme, il B&B che abbiamo preso questa sera, che si chiama B&B Bella Vista. Ve lo faccio vedere. Questa è la camera. Molto molto carina. Letto. No, cioè, duro, ma va bene. Cioè, se poi io dormo su qualsiasi tipo di letto. Un balconcino. Si vedono palazzi, montagne. Ovviamente non uscirò fuori perché si muore di caldo e perché c'è il sole. Questo sono io. E questo è il bagno. Doccia e tutto quello che serve. Dai, devo dire è abbastanza carino. Stasera andiamo a Decollatura per vedere il concerto di Galeffi. Prima di Galeffi suoneranno Claudim, o insomma non so se si dice in questo modo, un'altra brava artista, e Marley Session Experience, dei miei amici di Cosenza che appunto ci delizieranno della propria arte, canteranno le proprie canzoni, quindi sono felice di poter assistere a questo concertino, tra l'altro gratuito, organizzato dall'associazione Lira di Decollatura. Intanto adesso mi faccio una doccia, mi sistemo un po', mi riposo, ma giusto un attimo, e poi scendiamo direzione Decollatura. Non andrò mai più senza crema solare prima di scendere, anche se non vado al mare. In farmacia mi hanno dato questa, che è uno spray semplice da applicare, veloce, quindi d'ora in poi sempre. Decollatura non è in provincia di Lamezia Terme, ma è in provincia di Catanzaro, quindi attenti alle province. Comunque, la spia qui ancora c'è, ma speriamo che si accenda. Ok, perfetto. Arrivati a Decollatura e devo dire che c'è davvero una bella. Ci sono delle belle vibes di genuinità. Non lo so, è relax. Quindi adesso entriamo. Adesso scendiamo alla villa comunale, dove appunto c'è l'evento. Credo che ancora non sia iniziato, sono le ore 8. C'è scritto start ore 19 con Marley Session. Speriamo che non sia iniziato, così possiamo ascoltarli. Tanto tesseramento 10 euro e mi hanno messo il braccialetto per l'evento e c'ho la tessera dell'associazione. Perché so volare e sento che mi chiedi sottovoce di rimanere qua nel tempo che trascorso ho perso la quotidianità. Voglio bere lì.
il giorno dopo il concerto di Galeffi. Siamo a Pizzo Calabro. Stasera altro concerto, il concerto di Appino, ma prima ho pensato di venire a Pizzo a visitare un po' questo bel paesino calabrese abbastanza famoso per il tartufo. Siamo nella chiesetta di Piedigrotte. Vorrei non essermi bruciato a Baia di Camiglia per potermi tuffare qui, ma al momento sono un serpente. Non sono neanche... no, è mezzogiorno, ma siamo già sudatissimi. Dopo aver visitato la chiesa di Piedigrotte, ci dirigiamo verso il centro di Pizzo. Centro storico, ci dovrebbe essere il castello, quindi vediamo un po' cosa troviamo. Questo fazzoletto è per il sudore. Volevo cercare il parcheggio più vicino al castello, ma è impossibile. No, in un paese, insomma, come tutti i paesini in cui non ci sono i marciapiedi, ma ci sono solo le strade, dove bisogna camminare? Centro storico di Pizzo Calabro. Questa dovrebbe essere Piazza della Repubblica. L'uomo di rete, insomma, sì, pare che sia fatto di rete, bellissimo. Castello di Pizzo, non ho capito se si entra o meno, vedremo. E guarda che bella la Calabria. Oh, sì, si entra dentro, quindi andremo. Salve signore, buongiorno, ciao, buongiorno, come stai? Anch'io, grazie. Ed ora direi che è ora di mangiare. Pranzo fatto e mo ci vorrebbe tipo una passeggiata di 5 km. Il ristorante si chiama Il Cappero Rosso, abbastanza buono, prezzi giusti. Quindi se vi trovate da queste parti ve lo consiglio. Centro commerciale dei Due Mari di Lanezia Terme, mi sono fermato qui a montare il video su Caminia che avrete già visto sul canale, ve lo lascio qui. E adesso andiamo a vedere Deadpool vs Wolverine, che sono molto curioso, ne stanno parlando tutti benissimo ed è arrivato il momento di guardarlo anch'io, poi vi darò le mie impressioni. Sono
sono appena uscito dal cinema, le mie considerazioni su Deadpool e Wolverine. Bello, bello, mi è piaciuto, simpatico, è un film di supereroi, quindi alla fine, cioè, un film di supereroi non è che è qualcos'altro di diverso, nello stile di Deadpool, quindi molto ironico, mi è piaciuto. Sicuramente non il miglior film che io abbia mai visto, però è da vedere, si passano due orette spensierate. Ed ora direzione Coringa.